tua prima biografia è una biografia diversa, ci hai detto, perché preferisci raccontare come si fanno le cose piuttosto di cosa hai fatto. Sì, quello era il grande desiderio, quello era il grande focus che abbiamo avuto quando abbiamo deciso di scrivere questo libro e quando ho deciso di raccontarmi, perché fondamentalmente sono convinto che la grande differenza non è cosa, ma è come si fanno le cose. E ho cercato di raccontarmi soprattutto nel come ho fatto determinate cose per raggiungere determinati risultati. Hai detto che la frase chiave di tutto il libro è essere meglio di te stesso, hai cercato di essere meglio di te stesso. Sì, questa è una cosa che viene raccontata un po' più profondamente nel libro, dove a un certo punto io dico le motivazioni esterne venivano sempre un pochino meno, no? Perché avevo vinto tanto, avevo vinto tutto due volte, avevo vinto i premi individuali di tutte le manifestazioni a cui ho partecipato, quindi veniva sempre un pochino più complicato, no? Prendere una motivazione per cercare di migliorarsi. E un giorno, che nel libro c'è scritto molto bene, dopo un esercizio che io non riuscivo a migliorare, ritornando a casa ho detto: la cosa che tu devi fare è quella di essere migliore, di cercare di essere il migliore di te stesso, che analizzandolo un pochino in maniera un po' più profonda significa cercare di migliorarsi quotidianamente in quello che noi facciamo nella nostra vita normale, sia uno sportivo, sia un imprenditore, sia un qualsiasi altro lavoro. Quanto è stato difficile per te aprirti e raccontare molto anche di cose tue intime? Ma non è stato difficile, è stato forse magari un po' complicato, in certe situazioni anche molto emozionante, in certe situazioni anche un po' doloroso, perché quando racconto della perdita di mio padre e di mia madre sicuramente non è che sono dei bellissimi ricordi, ecco, però penso che quando ho deciso di scrivere questo libro era inevitabile e mi è venuto abbastanza spontaneo tutto. C'è un capitolo che è Perugia, domani forse c'è una pagina in più, cosa ti aspetti dall'incontro col presidente domani? Ma come ho detto prima, ho letto tante inesattezze, ho letto tante indiscrezioni, penso riportate anche in maniera non corretta sulla stampa locale. Io col presidente non ho ancora parlato e penso, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa società, non sono né i giornali né le altre le situazioni dove io debba parlare. Quello che io posso tranquillamente dire e ribadire è che sono l'allenatore di Perugia, che ho il contratto anche per l'anno prossimo e quindi io sarò a Perugia. Ho parlato tanto anche di Milano, possibile interessata a Bernardi per il dopo Gianni. C'è stato qualche contatto? No, ma assolutamente. Cioè, sono delle situazioni che si vengono a creare nel mondo professionistico. Penso che tutti i giocatori e tutti gli allenatori siano all'interno di un mercato reale o virtuale 365 giorni all'anno, no? Cioè, la Juventus adesso, quando ha esonerato Allegri, sicuramente la Juventus ha chiesto informazioni non solo su un allenatore. Abbiamo sentito parlare prima di Guardiola, poi di Sarri, poi di Mourinho, poi di tanti altri. Quindi penso che questo faccia parte del nostro mondo, ma io, avendo il contratto di Perugia, non c'era motivo che entrassi in una trattativa con nessun'altra squadra. Quando si fa una biografia è sempre un po' un punto d'arrivo, per te invece non sarà sicuramente così, per te è sempre un punto di partenza. Speriamo, innanzitutto, diciamo, speriamo che non sia un punto d'arrivo, perché potrebbe essere anche un aspetto negativo. No, non lo so se potrà esserci un altro libro di Lorenzo Bernardi, sicuramente ci saranno altre sfide che andrò ad affrontare nella mia professione con altri obiettivi, con la voglia di rivincere a Perugia, con la voglia di vincere la Coppa dei Campioni con Perugia, cosa che non siamo riusciti a fare in questi due anni. Quindi ci saranno altre sfide, altre motivazioni che arrivano, però sicuramente non lo so se scriverò un altro libro, ecco.